di tzadikim, vaul Hashem, siamo arrivati meno di 48 ore siamo in Zrat Hashem a Yom Kippur, il grande giorno, Hayom Hagadol, così viene chiamato Hayom, è il giorno, Hagadol. Dice il Midrash, abbiamo 365 giorni nell'anno, però a Kadosh Baruchu ha solo un giorno. Qual è il giorno di Akadosh Baruchu? Yom Kippur. E prima di iniziare un po' a parlare di Yom Kippur, voglio un po' parlare di quello che ho detto questo sabato, il Shabbat. Dice il Rambam e nella Chote che a Rosh Hashanah le libri delle viti e le morti sono aperte. Le tzaddikhi sono tutti a rosh shana scritto per vita e per tutte le cose buono possono essere tranquilli le cattivi al contrario già rosh shana terminato la storia chi rimane rimane noi noi non siamo zadikino anche i cattivi facciamo a volte buono a volte male così cosa Dice la Rambam pluim veondima di Oma Kippurim, noi dobbiamo aspettare per Yom Kippur, e che succede fino a Yom Kippur? Dice il Rambam pluim, pluim, vuol dire sono con la corda, noi stiamo con la corda qui. Così dice Rabbi Chaim Levitz e sotto noi c'è la sedia. Sapete quando se vuoi uccidere qualcuno così, e si mette sotto la sedia, e lui e Togliono la corda, però si ve shalom no? Buttano la sedia. Quindi noi stiamo esattamente là. Che adesso non è scritto ancora. Noi stiamo aspettando, perché stiamo aspettando per Yom Kippur. E Yom Kippur, Vesrat Hashem, sarà il giorno dove a Kadosh Baruch Besrat Hashem noi perdonerà per tutte le cose che abbiamo fatto, per un che si deve fare. Abbiamo già detto la haftara nostra, che era di questo Shabbat, Shuva Israel, ritornate a Hashem, dice la haftara. perché sei inciampato a causa della tue peccati, siamo tutti inciampati per la nostri peccati. Che dobbiamo fare? Qual è la soluzione? Khuimahem Devarim. Che vuol dire Khuimahem Devarim? Abbiamo bisogno di portare qualcosa a Kadosh Baruch. Perché se noi siamo mediani, voglio dire che noi siamo 50-50. ossia per essere tzadik, noi manca qualche cosa. E che dobbiamo fare? Che dobbiamo portare? Dobbiamo portare mitzvotuma a vin. Ognuno di de noi deve essere sicuro che c'è qualcosa da più, che lui questo anno fa da più. Non c'è modo che questo anno facciamo come l'anno scorso. Se vogliamo che Hashem noi giudica per il bene, dobbiamo per prendere e portare con noi. Come quando tu vai a vendere cosa? Tu per vendere devi comprare la merce. Anche noi. Se vogliamo fare vedere a Kadosh Barfu, vendere noi stessi che siamo beni, dobbiamo fare vedere la nostra merce. Quindi dobbiamo aumentare, dobbiamo fare qualcosa di più. Ognuno di noi deve per forza fare qualcosa di più. Però, Voglio ancora approfondire un po' di più subre omkipu. Nella Parashat ha asinu c'è scritto, Kanecher yair kino, Hakadosh e come l'aquila, come l'aquila che gira prima di entrare nel nido. Che voglio dire? Che c'è fare l'aquila e il nido con Hakadosh Baruch. Dice Rashi, molto semplice. Dice Rashi che l'Aquila quando lui viene, lui ha tanta forza, se lui entra nel nido in una volta, ve le bambini in suo vanno a morire. Quindi che fa l'Aquila per non spaventare le sue bambine e che le bambine saranno pronte per accettare la sua presenza? Lui inizia a fare giri al lato del nido. Non solo che inizia a fare giri, inizia a fare rumore. Non è mai inizia a toccare gli alberi. Solo una preparazione, che i bambini vanno a sapere che papà sta adesso entrando nel nido, perché se loro non sono pronti, dice Rashi, loro, Chazzo Shalom, morano per la forza che è la presenza dell'aquila. Dicono le maestre stessa cosa a Kadosh Baruch. C'è un giorno dove a Kadosh Baruch Hu scende nel nido, e questo giorno, Tzaddikhime Yom Kippur, Yom Kippur, è il giorno dove a Kadosh Baruch Hu sta qui sta con noi. E per questo, prima di Yom Kippur, lui che fa fagiri, abbiamo il mese dei Luli, abbiamo le stirho di Luli, abbiamo Rosh Hashanah, e abbiamo le dieci giorni della Teshuva. Tutto questo è solo per preparare noi alla presenza, alla luce che scende in questo mondo a Yom Kippur. Perché se uno non si prepara per questo, non può spaventare. E per questo, in questo è un giorno importante dice il Tanna non c'è un giorno più gioioso per la Kadosh Baruch di Yom Kippur, perché c'è un Midrash che dice che come il re, che il re dice alle sue bambine, una volta all'anno viene il re e dice al suo bambino, por favore, manda fuori tutta la tua spazzatura, voglio vedere tutta la tua spazzatura, fammi vedere tutta la tua mondizia, tutte le cose che, così fammi vedere, Voglio venire a pulirti, voglio venire insieme con te. Ti aiuta a prendere la spazzatura la mondizia, ti aiuta? Dice: Mi questo Yom Kippur. Noi Yom Kippur, che facciamo? Facciamo vedere a Kadosh Kadoshbaku tutta la nostra spazzatura. Facciamo asham, i bagatti, facciamo i vidui, e le peccati, e facciamo sliho, Ti preghiamo perché? Per fare vedere a Kadosh Kadoshbaku tutta questa cosa, tutta questa. Possiamo dire tutta questa sporchezza che abbiamo contaminato tutto questo l'anno, questo è, questo è dentro di noi. E che fa Kadosh Baruch? E che misericordia, che buono! Kadosh Baruch è il re. Immaginate un re che va andare a pulire spazzature nelle case della gente. Immaginate però a Kadosh Baruch sì. A Kadosh Baruch, a Yom pure entra l'anima di ognuno di noi. E che fa? Pulisce la nostra spazzatura. Pulisce la nostra sp sporchezza. Digano le maestre, c'è una discussione. Se di Yom Kippur il perdono è condizionato o non è condizionato. Che voglio dire? C'è chi sostenga che tu per essere perdonato di Yom Kippur devi fare teshuva. Se tu non fai teshuva, non ti aiuterà. Però c'è addirittura un'opinione che dice non importa. Teshuva non teshuva etze om. Il fatto che tu di Yom Kippur sei là Stai digiunando, stai, stai facendo lo che tu devi fare, solo questo già ti perdona. E questo Zadikim mi fa capire la grandezza di Yon Kippur: c'è una luce gigante che scende dal cielo. E per questo, sempre di Yon Kippur, le tempi sono pieni, ci sono gente tutto l'anno non ci lo vediamo. Quando lo vediamo, di Yon Kippur, perché che succede? Perché c'è una misericordia che scende dal cielo. Forse noi non lo sappiamo, per nostro anima la sente, il nostro anima che la sente, noi dice vai, vai al tempio. Oggi non è un giorno comune. Almeno di Yom Kippur devi andare, o, questo sa di Yom Kippur, come che dice la Torah, c'è scritto un versetto, dopo il vitello d'oro, viene a Kadosh Baruchu a Moshe Rabbenu, il Moshe Rabbenu le dice a Kadosh Baruch, por favore, fammi vedere la tua grandezza. Così chiede Moshe Rabenu a Kadosh Baruchu. הקל אודי שמשה רבון, רבנו ציפאק שובי דרעי, הקל אודי שהוא נפל אז הם מולטוסטראנה. וחנותי את אשר החון, וריחמתי את אשר הרחם. ארחם. עברו פרו גרציה, סולו פנדו וורו פר אל הגרציה. עברו מסרקורדיה, סולו פנדו וורו אברה מסרקורדיה. Così dice HaKadosh Kadosh Bor. Moshe Rabbino chiede vedere a Kadosh Bor. La risposta. Io lo rispondo. Avrò grazia quando voglio avere grazia. E avrò misericordia quando voglio avere misericordia. Che voglio dire? La grazia di, 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 dipende da di che? c'è tante spiegazioni. E c'è tante opinioni che dice che questo giorno parla di Yom Kippur. Yom Kippur è il giorno che a Kadosh ha grazia soprattutto. Yom Kippur è un giorno dove Kadosh ba'chu ha misericordia sopra tutti. Non importa dove sei, non importa quanto hai fatto, non importa se sei lontano, di Yom Kippur, così dice Akadosh ba'chu Mosce Rabbeinu, ho oh, grazia per tutti. Noi sappiamo anche Zadikim, Yom Kippur non c'è Satan, non ci sono Mekatregim, non ci sta niente. Yom Kippur è un giorno dove Kadosh ba'chu sta solo, già abbiamo parlato di questo nelle lezioni scorse. Che ogni volta, quando il Kadosh Baruch deve giudicare chi viene, vengano tutti i tuoi angeli buoni che hai creati, perché ogni Mitzvah che tu fai crea un angelo buono, che lui sempre vuole il bene tuo. E viene tutti gli angeli cattivi e tutti i peccati che hai creati, che loro vogliono al contrario. e Inizia un giudizio, sì, come il giudizio vero che abbiamo qui, nel giudizio umano, sì, che c'è l'avvocato e c'è il persecutore. Chi è il persecutore? Il prosecutore è il Satan. Nel messo di Onki può non ci sta, non avvocato, non persecutore non niente. Solo papà, solo il re insieme con noi. Non c'è nessun altro che fa capire la grandezza di questo giorno. E per questo questo giorno stiamo tutto il giorno al Tempio. I preghiamo della giorno della mattina fino alla sera, i digiuniamo, siamo fuori sempre che siamo usciti fuori dello spazio del tempo. Sembra una cosa non umana. Non mangiamo. Addirittura non mettiamo il taleggia di notte, non mette mai si mette talì di notte di notte lo mettiamo. La frase Baruch Shem che bod mal-Kutolambei, noi diciamo, Sh'ma' Yisrael, Hashem lo che non Echad. Dopo ci sta una frase che tutto l'anno facciamo sotto voce. Però di chi lo facciamo con voce alta, perché? Perché questo è l'oro degli angeli. Di chi non siamo solo come angeli, siamo più degli angeli. E questo di È la forza di chi solo per farti capire la forza di chi può, c'è un mescechokma molto interessante che dice che ci sono quattro tipi di peccati e ogni peccato c'è il suo modo di perdono. Le peccati più facili per espiarlo è quando uno ha un obbligo a fare e lui non fa, per esempio hai un obbligo a mettere la mesusa di casa, sopra stipiti della casa, è un obbligo, è uno dei 613 mitzvot. Se non hai messo la mezuzah, non hai fatto una mitzvah. Se non hai trasgredito, non hai fatto qualcosa contro. Una cosa che avevi bisogno di fare, non l'hai fatto. O per esempio, uno che deve mettere che, che ha un vestito con quattro angoli e deve mettere tzitzit, non hai messo il tzitzit. Dicono le maestre, questi tipi di peccati basta fare teshuva. Se tu fai teshuva, dice a Kadosh Boku: Scusa, io da domani faccerò la mezuzah, io da domani faccerò il tefilin, io da domani faccerò queste cose, a Kadosh Boku ti perdona subito. Però ci sono peccati più gravi. E queste le trasgressioni, queste sono le cose che uno non può fare. Quando Hashem, per esempio, dice non mangiare male, non mangiare carne con latte. Non mangiare cibo di una pentola che fu cucinato prima, cibo che non era kasher. Questa è una cosa che tu non puoi fare. Quindi, quando tu la fai questo, direi: Maestro, non basta teshuva. hai bisogno della luce di Yom Kippur. O sea, sì, deve fare teshuva, deve chiedere scusa, però, se non è per la luce di Yom Kippur, il tuo anima non si può purificare di trascrizione. Cosa che non si può fare, non si può accendere luce del Shabbat. Anche un altro esempio. Questo è il secondo. E il terzo sono peccati che la punizione sopra loro, chasve shalom, sono careti. Per esempio, mangiare di Kippur per uno che sta sano. O per esempio, mangiare chamez di pesach. i maestri, questi tipi di peccati non basta teshuvah. Anche non basta chi può, c'è anche bisogno di un po' di sofferenza. E c'è un quarto, dicono le maestri, un quarto, questo è il peccato più grave. Tanti pensano che può essere questo peccato più grave, forse uccidere, forse adulterio. No, no, no. Il peccato più grave che esiste è Khilul Hashem. Che voglio dire Hilu Hashem? Profanare il nome di HaKadosh Baruch. Hu. E come si fa? Molto semplice che uno può pensare. Sadikim, ognuno di noi, il fatto che siamo ebrei, voglio dire che noi rappresentiamo a Kadosh Baur, siamo il popolo scelto. Dobbiamo illuminare orlaguin, dobbiamo illuminare questo mondo. E ogni volta quando un ebreo fa qualcosa che non va bene, c'è qualcuno che lo veda. Non importa Adesso se un ebreo lo vedo, un non ebreo, può essere anche un goy, un goy che ti vedo. Dici, vedi, ah, quello è ebreo. Io so che lui è ebreo, ma hanno detto che lui è ebreo. Vedi che lui fa, che furti e che ladro e che fa così e che fa di là. Debete sapere questo è un peccato gravissimo. Questo è il Devi dire tu hai profanato, consacrato non solo tu stesso, però anche a Kadosh Baruch, Hu, perché tu rappresenti a Kadosh Baruch, perché tu sei l'ambasciatore di Kadosh Baruch in questo mondo. E dillo mai se questo è il peccato più grave che ci sta, perché perché anche se tu chiedi scusa fino a domani, come fai a soluzionare che questo uomo che da oggi pensa male sopra gli ebrei penserà bene sopra gli ebrei? Quindi c'è chi sostenga che se tu fai Kidush Hashem, che Kidush Hashem sarà la cosa contraria Invece di approfanare il nome di Hashem, fare cose belle, che ti vedono e dire, ah, vedi, questo ebreo che bene, lui aiuta la gente, e vedi questo povero, vedi questa anziana, aiutate questa anziana a passare la strada, vedi che cosa belle lui fa. L'importanza di chi? C'è un concetto sbagliato, che tante volte la gente pensa che quando c'è un goi si può fare tutto, però al contrario, anzi, un goi deve avere più paura di un ebreo. Perché, okay, quando fai a frente di un goico cosa cattiva, è più, più grave che quando tu lo fai a frente di un ebreo. Tu devi essere un esempio. Questa è una cosa importante. Dice l'Agmasso per Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan Ayam Magdim, shalom le colla Adam. Rabbi Yohanan, quando lui vedeva qualcuno nella strada, sempre lo salutavi, sempre lo diceva shalom. Prima che lui potesse aprire la, la bocca, lui già diceva shalom. Non importa se era ebreo o non ebreo. Saluta, tu vedi con la strada, salutano. Come stai? Buongiorno, shalom. Anche se ti vede strano, perché oggi nessuno la fa, non importa. Vai a vedere che sei differente, vai a vedere che sei un luce. Questo tzatziki non è mai stato un chilulascem, è una cosa gravissima. E dicono le maestre che chilulascem non c'è un perdono. Tu puoi fare teshuvah e tu poi yom kipu di il massir sempre sempre molto 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 duro dice Rambam vehamita tu va ki pour sofferenze il morto forse possono perdonare però questa settimana c'è un mesh okmah dice un mesh oh che c'è un'altra situazione per hilulashem c'è un momento all'anno che anche il khilul può essere perdonato e quando è questo momento, dicono le maestri alla preghiera del neailah. Noi nella preghiera del neailah di chi puzza di chi, debete sapere, entriamo in una dimensione che è al di là della dimensione. Noi abbiamo ogni giorno, abbiamo tre preghiere. Abbiamo avid, shahrit e minha. Edì Shabbat adungiamo Musaf però a Neila arriviamo a un quinto livello che è ancora un quinto più alto di là, non voglio adesso entrare in lo che dicono eh, il Zohar, che noi abbiamo quattro mondi spirituali, questo è un altro discorso, e nel mondo più dopo le quattro mondi c'è Hadosh Bachu stesso, la provvidenza stessa che si chiama En Oren Sof, la luce che non termina, senza entrare adesso nella tematica della cosa di Kim Neila, siamo in un posto molto alto, dice il Meshochma la neira de Kippur è un luce così grande che anche sober chilul Hashem se tu chiedi scusa anche che il Rambam dice che uno deve morire per perdonare dice no dice il mesh di neilà de Kippur, puoi anche perdonare questo e sa questo è il grande regalo che Hashem è dato la teshuva la teshuva tsa di il fatto è il potere di chiedere scusa la Gemara dice che hanno chiesto alla saggezza, il peccatore, qual è la sua punizione? Hanno chiesto alla saggezza, che dici saggezza? Il peccatore, qual è la sua punizione? Ha risponduto la saggezza subito, La quello che un peccatore deve ricevere, cattiveria. Deve riuscire cose cattive, deve ricevere la sofferenza, così ha detto la saggezza. Non ci sta un modo nel mezzo. Fai male, riciverai male. Così hanno detto la saggezza. I no? maestri avevano un po' paura di questa risposta. Tanto, va bene, forse diamo al profeta. Forse il profeto non è il saggio, lui forse più spirituale, forse lui avrà un po' di misericordia sopra il peccatore. Hanno chiesto al profeto. Il peccatore, qual è la sua punizione? Ha detto il profeta, il peccatore. La morte. Non ci sta un'altra cosa. Perché se a Kadosh Baruch ti ha dato la vita, e a Kadosh Baruch ti ha dato l'anima, è per fare la sua volontà. E se tu non fai la sua volontà, così ha detto la profezia, quindi non hai il diritto per vivere. Non c'è senso. I maestri si sono spaventati ancora di più. E va bene. פורצה הקדוש ברוך הוא, ‫אברהם יסרקודיה סוברנו, ‫אינו קסטו הקדוש ברוך הוא, ‫קדוש ברוך הוא, ‫השם אל קריאטורי, סיניורי, ‫איל פקטורי. ‫וואלה, עשו הפוליציה. ‫הייתו הקדוש ברוך הוא, ‫נון דמונוליצ'ל ופוליציה. ‫באסתה כפנותה תשובה, ‫נון שפיזון יונון מוריר, ‫ינון קטיבר, יונון מינט. ‫הקדוש ברוך הוא נורדה ונקוזה ‫כעל גדילה דלנטורה. Dio le è mai se la teshuva fu creato prima il mondo. Ci sono qualche cosa, abbiamo già parlato tante volte delle cose che si sono create prima. Una delle cose che sono create prima la creazione del mondo è la possibilità di fare teshuva. E quando a Kadosh Baruchun è buono, e quando a Kadosh Baruch noi bene. Che uno, quando beme tre le sue azioni, quando uno beme, capisce che sta andando nella strada sbagliata. Se lui viene e dice: Io chiedo scusa, in Bezrat Hashem da oggi non lo farà più, e farà tutto che è la mia forza per non rifarlo, allora lo perdona. E questo tzadikim, solo la divinità può farlo. È contro la logica. Sì, immaginate che uno. Che ha rubato di qualcuno, uno che non lo so. È andato a ammazzare qualcuno. Va al giudice, lo dice: sì, scusa, non lo farò più. Dice: Grazie mille, non lo farò più. Do prima restituisce, fa le cose, è quello già morto. Che come ti posso aiutare? No. Non solo questo. Qual è il modo della misericordia? Anche questo a Kadosh Ba'kou ha insegnato Moshe Rabbeinu. Dopo il vitello d'oro, Moshe Rabbeinu ha insegnato al popolo come si fa e come ha insegnato. Dicono le maestri incredibile, capiamo di qui che del vitello d'oro sono uscite anche tante cose bene, perché se non era per il vitello d'oro, queste rivelazioni non c'erano. E viene a Kadosh Bakhu e dice: Come facciamo per perdonare il popolo per il vitello d'oro? Lo dice a Kadosh Bakhu, tranquillo. די שהקדוש ברוך הוא, וירד השם בענן, עוד 900 סליחות, עוד 900 יום כיפור. וירד השם בענן, ויקרא, ויעבור השם על פניו, ויקרא, המוני, המוני, כאל רכום בחנון, ערך אפיים ורק חסד באמת. צ'יסונו טרדישי הטריבוטי דמיסרקורדיה. הקדוש ברוך הוא נועיפה אי קפירי, כמו שיפה פרדונריה כל פונו, צ'יסונו טרדישי הטריבוטי דמיסרקורדיה. Abbiamo una volta già fatto lezione su questi 13, penso qualche anno fa, lo ripetiamo, dei 13 attributi del misericordia sono 13 cammini, 13 tipi di pensieri, 13 forze che Hakadosh Baru usa per perdonare il peccatore, solo per farti capire uno delle 13 attributi, è Hasde Avot, che voglio dire, a volte uno è male, è male, non ha fatto nessuna cosa buona, sta lontano, 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 lontano di tutto ciò che è buono. Viene a Kadosh Bahu, lo dice va bene, però suo padre era un buon uomo, suo nonno era un buon uomo, dice va bene. Ah, ho misercordia sopra lui, perché? Non per lui, per suo padre, per suo nonno. Solo per farti capire, che quando Kadosh Bahú ha la capacità di perdonare qualcuno, e questi sono i 13 attributi del misericordia. Quante volte diciamo le 13 attributi del secolo di Kikpur? Quante volte noi Sfaradim facciamo 26 volte, abbiamo 26 volte le 13 attributi, perché 26? Perché 26 è il nome di Hashem, quindi abbiamo 26 volte gli attributi, e per questo è molto importante di Kikpur. Quando si arriva il Hazan alle 13 attribute di misericordia, insieme con lui dire parole per parole, Amonai, Amonai, che il un de Hanun tu la preghiera fa un po' veloce qui, un po' veloce di là, va bene, però questi seguono le 13 attribute, ognuno in la bocca sua deve 26 volte dire questi 13 attributi di misericordia, o che dice la Biuda. Quello che fa le 13 attribute di misericordia è sicuro che sarà perdonato. Uh. Quello che fa le 13 attribute di misericordia, sicuro sarà perdonato. E c'è scritto benissimo che una volta Moshe Rabbin è andato al cielo. Da sempre la storia del vitello d'oro. E quando lui è andato al cielo, ha visto che ci sono stanze con tesori grandi. Dove è entrato nella prima stanza? ha visto un grandissimo tesoro e ha detto a Kadosh Baruch questo tesoro per chi è? Questo tesoro è per quello che fanno Shabbat. Quello che fanno Shabbat come deve di questo tesoro. Va bene? Qualche passi più, vede un altro tesoro, anche un grandissimo tesoro. Dice, questo tesoro chi è? Dice, cioè, quello per chi mangia kasher come deve. Non scherzi, kasher. Wow. Dopo vede un altro tesoro. E così eccetera dice Tefilin, shwood nida poi nel fino lui vede un tesoro qualcosa gigante più grande di tutti i tesori che ha visto fino a qui e chiede al creatore chiede a cadoshbach questo tesoro di chi è dice a cadoshbach questo tesoro è per quello che non hanno fatto nessun cosa buono per avere diritto per un tesoro immaginate questo e hanno questo un tesoro gratis lo ricevi grazie, anche se meriti o non meriti. Adesso come lo ricevi? Lo ricevi grazie a Kadosh Bachua, mi misericordia sopra te. Grazie ai 13 attributi della misericordia di chi fa bene. Solo vedere la bontà di Kadosh Bachua, quando Kadosh Bachua be mette buono, solo questo basta per divenire un tzadik. Dobbiamo da domani cambiare, da oggi cambiare la vita, solo per il fatto che vediamo quando Kadosh ha pietà, quando Kadosh Bachua ha misericordia sopra di noi però voglio approfondire ancora di più chiede il suo amore se tu dici che quello che dicono le 13 attributi di misericordia vengano perdonati come mai ci sono gente che di chi dicono le 13 attributi di misericordia dopo hanno ah a volte un anno è difficile a volte succedono cosa, non così cosa come mai che voglio dire le 13 attributi ma non hanno lavorato che pur non ha lavorato non furono perdonato di pur come può essere e qui c'è un segreto molto grande Rabbi uda dice non dice Rabbi col ha omer lo se non tutti quelli che dicano la col ha osek sapete che mi dire la osek in ebraico sec, voglio dire quello che si occupa delle 13 attributi. Quindi, se tu vuoi avere le 13 attributi, tu vuoi avere la pietà di Akados Bako, non basta dire le parole, tu ti debba occupare con queste parole. Adesso, che voglio dire? Tu ti debba occupare con queste parole? E qui sa di chi sta forza è la chiave di chi può. C'è scritto che Moshe Rabenu, quando lui è andato a Egitto a liberare il popolo. Prima di andare a liberare il popolo, Moshe Rabenu è andato a Kadosh Boku a detto: bene, se il popolo mi chiede come ti chiami, qual è il tuo nome, che devo dire al popolo? Qual è il nome di Dio? Ha detto a Kadosh Boku a loro e eh, eh, asher e eh, che vuol dire e eh, asher eh, sono chi sono. Questo è il nome. Sì? Se il popolo ti chiede come mi chiami, sono chi sono. E ci sono sì tanti libri su questa risposta, che vuol dire questo nome sono chi sono? Che tipo di nome è questo? Digano le maestre molto semplici. Io sono con te, come che tu sai con me. Questo accadrò sboco. E io, e come che tu ti comporta con nel mondo, come che tu ti comporta con altri gente, come che tu comporti con altri ebrei, come che tu comporti come me, esattamente così. Io mi comporterò con te. Dopo vediamo questo anche. Ogni giorno lo diciamo, che diciamo ogni giorno Shir la ma'alot. Essa e le harim en quando si fa questo salmo famoso e Tripolini hanno a mettere il mano sopra le bambini quando si dice la diciamo una frase diciamo Hashem somerecha Hashem zidecha al yad yeminecha che voglio dire Hashem è il tuo custode Hashem è la tua ombra qualcuno mi può spiegare che stiamo dicendo qui Le custode capiamo vao Hashem vogliamo tutto che Hashem sarà il nostro custode perché vuol dire Hashem è la tua ombra Hashem è la mia ombra Sembra scusa che dica, sembra forse, eh, forse uno che dice questo, forse sta profanando il nome di Hashem. Che è Hashem è la tua ombra? Come dire, Hashem è la tua ombra? Forse io sono la, la ombra sua, forse posso io essere l'ombra di Akados Borrom? Perché vuol dire lui sta la mia ombra? Mio maestro, sì. Hashem è come l'ombra. E l'ombra, che vuol dire? tu fai con la mano destra la tua ombra fa destra tu fai con la mano sinistra la tua mano e ombra di, la, la ombra dietro la ombra a sinistra che vuol dire la ombra segue te dicono mai se stessa cosa Kadosh brouhu lui ti comporta con te lui sta seguendo te lui vede come fai tu le cose come tu pensi sopra le cose così io faccio con te e questo è il segreto tu vuoi avere le 13 attributi di misericordia, non ci sta problema. Però per averlo anche tu devi comportarci con 13 attributi di misericordia. Se tu hai misericordia sopra gli altri, quando qualcuno ti fa qualcosa male, quando qualcuno ti ha fatto bene, un danno, non danno, un danno vero, e tu lascia passare. e Tu non sei rigoroso sopra lui, e tu hai pietà con lui, e tu hai misericordia sopra lui. Dice a Kadosh Bachu, ah, io voglio essere la tua ombra, come che tu hai misericordia e pietà gli altri. Anche io avrò misericordia sopra te. Abbiamo detto tante volte, Zadikin, dopo 120 anni uno viene giudicato nel mondo di là secondo come che lui ha giudicato. Ti do un esempio. E tu vedi, per esempio, uno passare il semaforo rosso e tu dici e nel tuo cuore. Sì, quello che mo è che Hashem lo fa così e inizia a maldirlo. Sì, ta da ta ta, ta ta ta. Dopo 120 anni, sta ti fa vedere, anche tu sei passato nel semaforo Ti do la stessa punizione e tu pensavi fare l'altro. Oh, tu vede uno parlare male o tu vedi uno che ha rubato qualcosa e tu inizi a dire "Sì, lui merita così, e così e così". E tu hai fatto la stessa cosa dopo 120 anni: Dici, va bene, vedi come tu hai giudicato. Questo è quello che tu hai pensato sopra lui. Tu hai pensato che questo lui merita. Va bene, faccio con te esattamente l'uomo che tu hai pensato. Questo fa paura. Voglio dire che, in un senso, è noi che giudichiamo noi stesso. Secondo come noi vediamo l'altro, secondo come noi giudichiamo gli altri, così giudichiamo noi stesso. Adesso, che si deve fare? È Molto semplice: non giudicare nessuno. Da oggi, voi vedete gente fare cose sbagliate. Non giudicare, lascia stare. Date la ah, cadosh. Boh, sa fare il suo lavoro. Non dovete giudicare perché, se uno giudica, tu viene giudicato esattamente nel stesso concetto. Per questo, anche il lavoro per il bene. La Gemara conta sopra Abba Binyamin. Abba Binyamin, lui era responsabile. Di dare la zedaka anticamente a ogni, ogni città, anche oggi ci sono. Era come un Gabai che lui era quello che prendeva tutta la Zedaka, e lui conosceva tutti i poveri e lui andava a dare soldi a tutti i poveri. C'è scritto che un giorno è venuto un povero a lui, era vigilio di Rosh Hashanah, racconta la Gemara. E questo povero ha chiesto da lui i soldi ha detto: Va bene, io tutti i soldi che ho ricevuto, basta, già. La mia, la mia busta, il mio cestino del soldi, tutto vuoto. Io già ho già dato tutti i soldi a tutti i poveri. Ha detto il povero però sì, però come mai? Ho bisogno di cibo, ho bisogno di aiuto. Dice la Gamara Abbà Bignamina è andato a casa. Non era un uomo ricco, Abba Bignamina. Ha preso del cibo di de suo stesso, che lui aveva bisogno di mangiare, e la metà ha dato a questo povero. La Gmara racconta che qualche anno dopo era venuto il giorno dove abba binjamin era destinato a morire e quando è venuto il giorno del suo morto l'ultimo momento sono venuti gli angeli nel cielo e hanno detto come mai questo abba binjamin che ha salvato la vita di un povero lui va a morire così e dice l'agmarà ha detto a casa tu ragione se lui ha salvato ha dato del suo cibo per l'altro anche quando lui forse non aveva ancora per dare. Anche io darò a lui. E lui ha ricevuto ancora 22 anni di vita, racconta la Gabbara. 22 anni di vita. Perché è molto semplice. Abbiamo detto, Hashem è la tua opera. Se tu fai bene, anche Hashem farà bene per te. E questo, Tzadikim, è quanto è importante sa che uno debba sapere questo. Non solo questo. C'è una storia che un giorno era nell'epoca di Rabitan Huma, nell'epoca di Rabitan Huma, dice la Gamara, non c'era pioggia, non un anno, non due anni, qualche anno non era pioggia. Adesso oggi noi non sappiamo che vuol dire non avere pioggia, perché c'è acqua, c'è sistema, se non c'è qui portiamo da là, se non portiamo già del mare in Israele, oggi con la tecnologia. c'è cioè c'è dell'acqua salata, si fa uscire l'acqua. Però anticamente non era così, non era il, il canio. Non c'era acqua, non c'era acqua, basta. La gente poteva morire. Rabita Bittan ha decretato, ha proclamato un digiuno. Non ci sono sofferenze si faceva digiuni. Tutto il popolo, come tipo, digiuno. E se faceva digiuno, hanno fatto un digiuno e non è cambiato niente. Hanno fatto un altro digiuno e non è cambiato niente. La gente già aveva paura. Ora, se sì, questo anno non va a iniziare a scendere la pioggia, di dire carestia, ha dire molto sicuro per tutti, perché non ci sta cibo. Ha detto Rabbi Huma, basta! Dobbiamo fare tzedakah! Forza, se facciamo la tzedakah, Hashem noi aiuterà! E si racconta sopra uno che è uscito da casa, voleva fare tzedakah, e chi vede nella strada? Vede la sua ex moglie. Questo uomo era sposato con una moglie, qualche anni fa, e questa moglie non era una moglie così buona. E lei ha lasciato il marito. Sapete, ci sono divorzio. Il marito non voleva il moglie, però qui era un diverso, qui era che la moglie, basta, ha trovato un altro e ha detto, voglio io voglio divorziare, basta. To. Lui ha dato il divorzio a questa signora qualche anno fa, e lui va in strada e vede questa signora. E la signora viene a lui e dice, por favore, io ho fame, non ho soldi. Io, del giorno che ho lasciato la tua casa, mai ho avuto abbondanza, sempre ho solo povertà. Del giorno che ho lasciato la tua casa, lui ha avuto misericordia sopra lei, ha detto va bene, ha dato a lei la soldi. Adesso, che succede? C'era là uno degli alunni del rabbino che ha visto che lui ha dato soldi a suo ex, lui che ha pensato subito. E lui ha ancora rapporti con suo ex, come che è contro la barrà, sì. È andato a raccontare al rabbino. Il rabbino, Taunfuma, il stesso rabbino che ha proclamato il digiuno, il suo rabbino! Tu sai perché non ci sta pioggia nella nostra città? Perché ci sta qualcuno che sta facendo cose che non deve fare con suo ex, ha chiamato lui, Vieni, viene, È vero lo che dicono sobre te? Tu hai dato soldi a tuo ex, ho detto, sì, ho dato. Rabino io l'ho visto. Lei era povera. Non è, Io non ho niente con lei, mai ho parlato con lei già del giorno che ho fatto il divorzio, del giorno che ho fatto il get, mai ho parlato con lei. La prima volta che io l'ho vista, dopo tanti anni. Che posso fare? Ah, lei mi ha trattato male tutta la mia vita, però povera. Ha bisogno di cibo. Che faccio? Non la aiuta. Ha detto Rabbita ma ha aperto gli occhi sopra il cielo, ha detto a Kadosh baruchu. Lui ha dato soldi a una signora che non la meritava, perché lei ha fatto solo male per lui, e comunque ha avuto misericordia sopra lei. Por favore, anche noi che non meritiamo la pioggia, perché forse non facciamo la cosa giusta, hai pietà sopra noi come che lui ha sopra la sua ex. Subito è uscito pioggia della cena, che vediamo di qui un'altra volta. Questi sono le 13 attributi di misericordia. Questo è lo che diciamo a Hashem e la tua ombra, Hashem si Come che tu ti comporterai, Hashem ti comporterà con te. E questo è una cosa che dobbiamo capire. Dobbiamo sempre essere, dobbiamo sempre essere con misericordia, dobbiamo sempre essere buono, dobbiamo sempre lasciare passare le cose. Queste sono cose molto, molto importanti. Mai giudicare l'altro. Dice Rabbi Nachman in Breslev una cosa incredibile. Dice Rabbi Nachman in Noi sappiamo che c'è una laha che uno deve giudicare l'altro per il bene. Per esempio, tu vedi alla notte qualcuno entrare in un posto che è un posto strano e tu sai che in questo posto succede una cosa strana. Tu che puoi fare? Tu puoi giudicarlo per il male, dire va bene, lui è andato là sicuro che ha fatto, è andato a fare cosa che non deve fare. E tu puoi pensare, tu sai che poveraccio, forse c'era qualcosa che bisogna salvare qualcuno. Forse lui era dottore, forse ci sta un malato. Deve giudicarlo per il bene. Dicono le maestre che è nel cielo, quando tu giudica qualcuno per il bene, a Kadosh Baruch Hu, giudica secondo questo. Che voglio dire? Dice Rabbi Nachman, mi prese una cosa fuori della comprensione. Dice Nachman immagina che c'è un uomo cattivo. E lui merita. Merita non secondo lo che noi pensiamo, lo, secondo lo che Dio sa, secondo Hadosh Baruch che sa esattamente le pensieri, e tutto. E questo uomo merita, Shalom avere un decreto cattivo. E questo uomo shalom merita andare all'inferno. Lo merita, non secondo il giudizio umano, secondo il giudizio divina. Viene un uomo. Un uomo comune, non è messo un rabbino, un uomo comune. E vede questo ebreo e dice poveracci. Se lui ha fatto questa cosa sicuro perché tu, sai, quando lui era piccolo ha sofferto, lui ha avuto un padre difficile, lui ha avuto una difficoltà molto grande la sua gioventù. Non è la sua colpa che lui è uscito così cattivo. Sapete che se fai nel cielo? E nel cielo si prende il decreto che fu decretato secondo il giudizio divino, e viene strappato. Perché viene strappato? Perché questa è la forza. A Kadosh Baruch dice Shira Malot, a Kadosh è la tua ombra. Come che tu giudica, come che tu fa, a Kadosh Baruch fa per te. E questo Tzadikim, esattamente Yom Kippur, Yom Kippur, Kadosh Baruch Hu ha un grande luce che scende dal cielo. E se noi ci vogliamo collegare a questa luce, dobbiamo iniziare a avere misericordia su tutti. Non solo fuori di casa, anche dentro di de casa, anche con le genitori, il zio e la moglie e i bambini. E anche quando loro sbagliano e anche quando loro fanno cose che beh, non era giusto a fare attraverso da te e per ti hanno offeso e per ti hanno fatto cosa o fatto una cosa che ti sembra che non, non è possibile che ti hanno fatto una cosa così comunque che devi fare deve avere dentro il tuo cuore perdonare deve avere dentro il tuo cuore lasciare passare perché quello con la ma'avir al midotah ma lo al pesha'av uno che lascia passare così le cose anche Kadosh Baruch le sue piccate lascia passare e per capire questo c'è una storia che forse una delle storie Bemeth che ci sta tanti a riflettere sobre questa storia. La gma racconta sobre il Rebbe. Che un giorno Rabbi, Rebbi, Rabbi Udana si sì, il grande Rabbi Udanasi, sì, Rebbi, il grande Rebbi. Rabbenu Akadosh. Lui viene chiamato Rabbenu Wakadosh. Andato in la strada, e attraverso della strada c'era un macellaio. Il macellaio aveva nel suo mano un vitello che andava a fare con questo vitello? Shartarlo era prima roccia, non lo so, prima una festa. Voleva shartare il vitello per dare cibo alle ebrei di mangiare. Questo vitello ha avuto paura che va a venire shartato, si è scappato da questo macellaio, è entrato sotto la roba, sotto il vestito di Rebbi, e ha detto: Rebbi, per favore, salva me. Non voglio essere sciartato, non voglio essere morire. E che lo dice Rebi? Lo dice Rebbi, vitello mio. Sofkali Shaket, dice: O sea, <laughs> il filo del vitello è essere sciartato, O sea, tu sei creato per essere e per essere mangiato. E che ha fatto ha preso il vitello, e era dato al macellaio Prende il macellaio. Questo è il vitello, vai a sciartarlo. Dice la gmara che di questo giorno in poi. Rebbi ha iniziato a soffrire, ha sofferto tantissimo perché ha sofferto tantissimo per questo. Perché ha detto al vitello: Che voi, tu sei creato per essere shattato per 13 anni. Zadikim, la ragma racconta: Per 13 anni Rebbe ha sofferto, fino, fino a che succede un storia, fino a che un giorno Rebbe era dentro la sua casa. E là c'era l'ampliata, quello che pulisce. E lei ha pulito sotto il divano e quando lei muove il divano dentro del casa suo, che vede che c'è un piccolo nido di topi. C'erano topi grandi che hanno fatto qualche bambino di topi piccoli. Questa signora di polizia si è spaventata, subito è andata a prendere la scopa, perché? Per buttarlo via da casa! ha dato Rebbe a questa donna, por favore, lasciate questi topi qui sotto il divano, ci stanno bene, non dobbiamo far uscire loro da casa. Che succede, Zadikin? Questi topi rimangono là e la Gemara dice che tutte le sofferenze che ha avuto Rabbi Udana sì, per 13 anni sono terminate. O sea, Kadosh Bauhu ha perdonato le sofferenze di 13 anni. E qui sa di chi in questa storia ci sono tante domande. La prima domanda, che ha fatto Rabbi Udana, sì, così cattivo, che ha fatto? Che hai detto? Ha detto un vitello che il fino del vitello è essere sciartato. Questa è la natura, un vitello viene sciartato. Che succede? Deve soffrire 13 anni perché ha detto a un vitello che lui deve essere sciartato. E che ci fare la storia della top? Ci sono tante risposte. La prima risposta di Onale Maestri è molto semplice. Vitello non vitello, chartato non shartato, il vitello che ha fatto? È venuto a Rebi e si è messo sotto il vestito di Rebi. O sea, lui dove è entrato? Ha è entrato dentro di te. E nel momento che c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, non importa lo meriti o non lo meriti, lui viene e sta insieme con te e ti chiede aiutami. Anche se lui forse non merita questo aiuto, perché il vitello merita di essere cercato per essere mangiato, per questo fu creato. Se tu non hai misericordia, quando uno chiede da te avere misericordia sopra lui, shalom, non meriti misericordia. E per questo, quanto anni lui ha sofferto? 13, che sono 13? 13 sono 13 attributi di misericordia. Quindi, non hai avuto misericordia sopra un animale, anche un animale, non è un umano. Quando uno viene sotto la tua responsabilità, quando uno entra dentro la tua casa, quando uno sta sotto il tuo vestito, non c'è modo non accettarlo, non c'è modo di buttarlo via. E dove vediamo questo di Lot, c'è stato che Lot, quando sono venuti gli angeli per distruggere se non sono entrato dentro la casa e sono venuto tutti in città di de, de Sede detto, per favore, qui c'è una legge, faccio la storia corta che non si può ospitare ospiti. In nel donda non si poteva ospitare ospiti. Quindi, per favore, danno gli ospiti, così lo uccidiamo. Che ha detto loro: hanno detto: no, no, io ci ho qualche figlia femmine, prendete loro e fate lo che volete. Se vuole angeli non toccare. Lama che ha detto le parole che ha detto che vao becel corati che vuol dire che vao becel corati sono entrato dentro le stipiti della mia casa adesso che l'angelo sono entrato a casa mia sono sotto la mia responsabilità e anche se devo sicuro che quello che ha fatto non era forse la cosa giusta nel senso che non si dà le tue figlie per caso ciò non pare qualcosa di cattivo però il, 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 il concetto il concetto che quando uno entra dentro casa tua o entra sotto responsabilità tua non c'è modo a non aiutarlo anche se lo voleva dare ai sue figli che loro vanno a fare cose ben cattive sobre le sue figli e questo digna maestro Rebbe ha sbagliato Rebbe ha sbagliato perché quando uno viene e chiede di te aiuto, deve aiutare e questo Tzadikim, deve sapere esattamente noi da chi pu vediamo a kadosh bahu e diciamo a kadosh bahu aiuta noi a Caluchbachù perdona noi, dice che non c'è problema, però tu hai aiutato qualsiasi uomo che ha chiesto aiuto da te, qualsiasi uomo che è entrato sotto la tua stipiti della casa sotto la tua responsabilità o ha detto il tuo negozio, tu l'hai aiutato, lo hai mandato via, lo hai detto vai, vitelo, tu sei fatto per essere shartato. E questo, Zadikimo, una cosa che dobbiamo importante. E questo ci fa fare esattamente quello che abbiamo iniziato all'inizio delle lezioni. ‫השם אל התוא האומברה, כמו כדיצ'מו, ‫השם שומרך, ‫השם צילך על יד ימיניך, ‫כאילו דירה, ‫השם אל תו קוסטודה, ‫כאילו סגונדו, כן? ‫סגונדו השם צילך, ‫סגונדו לתוא האומברה. ‫כמו כתובה, פרופ'סורי דישה, ‫השם צילך על יד ימיניך. ‫כאילו דירה על יד ימיניך, ‫לא אומברה לתוא הדסטרה. ‫כאילו דירה ימין השם השם אל המסרקורדיה. Yamin rappresenta la pietà, Yamin rappresenta la misericordia, la destra, la sinistra rappresenta il giudizio. Quindi, che ti dice? Ti dice: Non c'è problema, Hashem è il tuo custode, Hashem ti salverà, Hashem ti aiuterà da tutto. Però, quando, qual è la condizione? Che Hashem è la tua ombra, la tua destra, se cioè tu sempre fai alla destra, sempre hai misericordia, cose, sempre sei buono con la gente, sempre fa passare le cose. Acem ti aiuterà e questo Zadikim è una cosa importantissima e non solo fuori o che fuori di casa forse a volte è facile anche dentro casa anche quando la moglie ti fa qualcosa e forse lei ha sbagliato e non lo so che tu sei arrabbiato lascia passare hai misericordia non importa anche le fili non importa non essere rigoroso troppo sì, forse l'educazione, si deve sapere dove sono i limiti. Dice il pelle io etz yadiemin me cioè il bambino tu deve fare due cose. Da un lato tu lo devi avvicinare con la destra, dall'altro lato tu devi sapere quando un po' allontanare, come si dice, quello che mantiene la sua verga odio il suo figlio, è anche un concetto molto molto profondo, possiamo solo fare una lezione su questo concetto. E questo è ciò che noi dobbiamo sapere. E per questo noi adesso siamo 48 ore prima di Yom Kippur. Prima Yom HaGadol, che abbiamo detto che scende misericordia sopra il mondo, Hashem sta qui. Abbiamo detto come l'aquila, l'aquila che il chino al Gozalabi yirahef. L'aquila prima di venire dentro il nido fa rumore, dice Rashi, stessa cosa. Il nido, Yom Kippur, Kadosh Baruch Hu, scende a questo mondo. E per questo noi che facciamo? Che facciamo nel film di Neila? Diciamo Hashem, Ue, Elohim. Quanto volte lo facciamo? Sette volte. Perché lo facciamo sette volte? Perché ci sono sette cieli, Shevar e tra noi e Kadosh Baruch Hu. Quindi a Neila, quando termina, prima che a Kadosh Baruch Hu va via, diciamo Hashem, Ue, Elohim, Hashem, Elohim. Accompagniamo lui sette volte, le sette cieli. E per questo anche si fa il Shofar. Quando si fa il Shofar? Il Shofar, quando si suona la trompeta. Quando il re entra, e lui l'abbiamo sanato la trompeta, e quando si suona un'altra volta? Quando il re esce. E quando uno è più vicino al re? Prima che lui esce. Perché prima che l'uomo esce, che lo fai? Lo dà un abbraccio, lo saluti. In questo momento lui è vicinissimo a te. E noi che diciamo di chi diciamo e noi in Kibbutz chiediamo Fino adesso abbiamo detto Codveno però vogliamo che a Kadosh Baruch firma. Che firma? Che Hashem non dà questa forza di questa luce che scende di Rosh Hashanah. Questi 13 attributi di misericordia che abbiamo detto che 26 volte diciamo questi 13 attributi di misericordia. Non solo questo, ma anche che siamo al di là del tempo e del spazio. Siamo come angeli, non mangiamo, non facciamo niente. E per questo, Tzadikim, ognuno di noi שובה עד השם אלוקיך, דבי אמרו רטורנרי הקדוש ברוך הוא. עוניו לו דנואי דבפרק ולפוזה דיפיור, חוי עמכם דברים, הדי אמרו בית דודי <שת> בפרנדרי קולקוזה, פרנדרי קולקוזה, פאי קולקוזה, פאי קולקוזה דיפיור, חוי עמכם דברים. הקדיט שעמו, הקוסטור מי דמינטיקרא, דיטשעמו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. ‫כותבנו בספר חיים למענה חלוקים חיים. ‫סרמקסי אמרו קידענו דו אבולתא לביתא. ‫אונו, זוכנו לחיים, ‫אין החפץ בחיים, ‫עושה ריקורד אנוי פר לביתא ‫אל ריקע עמה לביתא. ‫כותבנו בספר חיים, ‫כוסטאונה וולתא סגרונו וולתא סקריבה נוי ‫ליברו דלביתא, ‫פרטי הקדוש ברוך הוא ‫למענה חלוקים חיים. ‫פרטי כדימו דו אבולתא. ‫דיש אל אריז אל מונטו סימפליש. פרימו זוכנו לחיים, Il secondo questo si se parla dell'abilità del corpo perché noi di Yom Kippur, ognuno di noi riceve una carica spirituale noi diciamo chi lo al alechem badoi chieha adam al colmozzafi hashem i adam che vuol dire l'uomo non si sostenga solo del cibo e l'uomo per vivere non ha bisogno solo del cibo c'è anche bisogno delle parole di hashem dove vediamo questo più di chi? Quando entra chi può tutto pensiamo del cibo. Quando siamo al Neilah, quando esce Kipù, non abbiamo fame. Com'è possibile che non abbiamo fame? Abbiamo digiunato 25, 20, a volte 26, 27 ore, dipende da quando sei entrato, forse fai le banane. Come mai? Molto semplice, Ascem ti ha dato cibo. È un altro tipo di cibo. E questo è il cibo dell'anima. E questo di un tipo, a caso, come fai vedere? Vedi? Anche senza cibo. La tua vita non è solo il tuo corpo. Chi lo ha la legge, ne va chi adam. La vita dell'uomo non è solo il leche non è solo il pane. Chi alcol mozzafi Hashem, le parole di Hashem, quali sono le parole di Hashem? La Torah, le tefillot, la Kedusha, la Tahara. Quindi, in Bezratta scemo, ognuno di noi si purifica, ognuno di noi in Bezatta scemo entra in gioco e prende questa chedusha, prende di questo tara, e che Bezratta scemo, siamo tutti, non solo scritti, ma in Ashem Irtomotar, in Bezatta scemo, tutti, le Chaim, Tovi, Munshalom, nel libro delle Tzaddikim, nel libro della Parnassah, nel libro delle Briut, che Ashem, in Bezatta scemo, noi darà il Mashiach, basta le sofferenze. Che Kadosh Baruch da due a tutti quelli che sono malati, Bezrat Be Hashem, che kadosh Bauru non aiuta con tutto. E in questo Amen. anche voglio ringraziare a kadosh Bauru per un altro anno di lezione che abbiamo fatto. Che Hashem e dà la forza, Bezrat Be Hashem, ancora un anno, almeno di fare ancora lezione e di studiare di più e avvicinarsi a kadosh Bauru. Bezrat Be Hashem, di chi ci vediamo dopo, tipo. Amen. 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 Hazak. חזק וברוך, חפישי. חזק.